voi, scusate se non sto in piedi. Stasera è una iniziativa particolare nell'ambito del nostro programma Il Cinema e il Palio nel Cinema nel Piccolo Schermo che abbiamo iniziato l'anno scorso. È una serata particolare perché abbiamo nostro gradito ospite, Sua Eccellenza il Prefetto di Siena Armando Gradone. Il vice prefetto Mihaelio Rosa Inzerilli, il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Siena, Francesco Fati, e tutti i suoi collaboratori. Poi abbiamo la fortuna e l'onore di avere ospite Pasquale Corella, primore della mia contrada della Pantera, e Sergio Terzi, amministratore delegato all'immagine del Consorzio Tutela Palio all'epoca del filmato che stasera mostreremo. Come dicevo, sì, però io mi trovo meglio in piedi, scusate, quando parlo parlo in piedi, per cui bisogna andare in piedi. Dicevo, questo è un, diciamo, un percorso che abbiamo iniziato l'anno scorso, è promosso dal nostro provveditore alla cultura Luca Bonomi e organizzato dal Circolo Culturale Battilana, che si propone di in qualche modo capire quale sia stata l'evoluzione del palio e delle contrade, della sua rappresentazione nel cinema e nel piccolo schermo. Diciamo che stasera, a differenza delle altre occasioni in cui abbiamo seguito un ordine cronologico, siamo partiti dai primi filmati che hanno riguardato il palio e poi siamo andati avanti, e in quell'occasione avevamo anche un relatore esterno, diciamo così, uno storico o un esperto di cinema o soltanto un appassionato di cinema. Stasera abbiamo saltato l'ordine cronologico perché stasera abbiamo la fortuna di avere l'autore del filmato che vedremo stasera, cioè Pier Francesco Di Liberto in arte fisso. Ora non lo dico perché ho accanto a me l'autore, io però ricordo all'epoca ero presidente del Consorzio Tutela Palio, ne parlavamo anche con Senio. A mio avviso il filmato di stasera è un filmato dirompente, cioè rompe un po' gli schemi rispetto agli altri metodi di rappresentazione della nostra festa. Come vi dicevo, siamo partiti dall'inizio proiettando il primo film che si è occupato di palio, che è stato Palio di Alessandro Brazzetti del 1939, poi abbiamo proseguito con La ragazza del palio, e in tutte quelle occasioni, ovviamente nel grande schermo, il palio veniva visto un po' come contorno, un po' come un fenomeno vignettistico. Poi è arrivato il bellissimo documentario di Emmer del 1963, Bianco, Rosso e Celeste, per l'appunto girato soprattutto nella contrada della Pantera, e da allora diciamo si è puntato, almeno nella televisione, sull'aspetto storico, di tradizione, antropologico della nostra festa. Perché il documentario di Pif è dirompente? Perché rompe questi schemi. Cioè, nel caso non si tratta né di vignettistica né di antropologia, si parla del palio per com'è, senza filtri, in modo diretto. Oddio, secondo me qualche filtro c'è stato, perché anche stasera vedremo anche qualche pezzo tagliato, perché diciamo che c'è qualche pezzo tagliato, spero l'abbiano tagliato, quelli sconvenienti spero l'abbiano tagliati. Quindi dicevo, la novità del filmato di Pif è questo, che rappresenta il palio così com'è. L'essenza del documentario, poi questa è una mia interpretazione, poi Pif ci dirà se è vero o no, e anche l'essenza del palio sta in una frase che Pif dice grosso modo alla fine del filmato che mi sono scritto, perché il mio capitano mi prende in giro e mi dice:
sempre tutto, è vero, mi scrivo tutto. Pif dice in fondo al filmato: il pario è una manifestazione straordinaria, piena di pregi e di difetti, come spesso capita alle cose straordinarie. Ecco, questa è l'essenza del pario. E poi diciamo la verità, è anche l'essenza della vita, pregi e difetti, grande passione e certe volte degli eccessi. Io chiudo qui perché passo la parola a Pif e volevo però fare un ringraziamento, volevo ringraziare Siena TV che ci ha dato il supporto tecnico per questa diretta, perché sarebbe stato impossibile far vedere e ascoltare Pif a tutti. Volevo poi ringraziare la società Le Fante, il servizio della cucina, il servizio ai tavoli, perché stasera è stato veramente molto impegnativo. Un'ultima cosa e poi passo la parola a Pif, perché io mi sento come la scena della prova generale quando parla il priore e tutti vogliono ascoltare il capitano Infantino. Passare la parola a Pif, e Pif appunto dirà quello che ritiene opportuno in merito al suo documentario. Poi vedremo il documentario, poi chi vorrà potrà fare delle domande a Pif, che ovviamente è disponibile a rispondere. Grazie a tutti e passo la parola a Pif. Presidente del Consiglio, cioè, ho tagliato il nastro, ma non per scherzare, proprio ho inaugurato la sala cirurgica dell'ospedale delle Fabio Pediatria, tra l'altro bellissima sala, ora ho detto sto ricattando moralmente la prescrizione del chiesto, chiederò all'amministratore delegato di Medusa e la Cina di fornire altri film perché verrà arricchire. Poi ho fatto l'università, anche lì, se quando il mio ego si abbasserà io chiamo, posso venire perché 600 persone, due sale piene, quindi ora stasera qua, quindi innanzitutto grazie perché non era mai successo tutto ciò, e poi io non lo vedo da un po', e mi fa ridere perché qui siamo su un Trentino, una palermitana, e io gli parlo di cose. Questi qua sono tutti pazzi, perché il problema è questo, che voi siete pazzi e lo sapete, e siete anche un po' felici di essere pazzi, perché non siete normali. Lui si vede già da parlare. Una proposta che accompagno io domani a Roma in macchina, non lo so. E piuttosto dormo, io vorrei dire così, da dormendo. No, sempre detto, credo che sia fra le cose, se non la cosa più difficile che io abbia fatto in vita mia, perché ora siamo tutti, è come quando incontri una ragazza la sera e ti così, e tu dici, questa o ci sta e me la sposo, oppure non ne prontiamo subito, perché ora tutti, bravo Pif, però lo vedete. In quel periodo mi associavate alle Iene e io vado a spiegare che ero il testimone e non volevo, e non è che non siete stati quindi discreti nel vostro, non lo manifestavate, poi io ci mettevo del mio, mi vestivo di giallo nella pantera, continuo sono pazzi. E pensa che per dire un palermitano con un trentino si sente più vicino davanti alla vostra famiglia. Però meno male, perché alla fine se non avessi messo la magliettina gialla non ci sarebbe stato quel cortocircuito. Cioè è stata una prova, un modo per capire veramente cosa. Cosa che evitava tanto quando dicevo sono astemio,
Tanto che a un certo punto andavo in giro con un bicchiere mio di vino così, per vedere. Questo è il ventesimo che avevo avuto. Vabbè, però alla fine, visto che siamo qua, devo dire che la ragazza è nata una storia d'amore che speriamo duri molto. Sì, durerà il nostro solo, sì. Non mi volevo, ok. C'ho la felpa dell'università, è grigia, ci sono problemi col grigio. Grigio va bene. Rosso alto. E quindi c'è addirittura uno mi dice mi invita ad andare via da Siena, perché credo che lo dica, perché non mi ricordo più la puntata, perché la verità è che voi, se poteste chiudere le porte di Siena durante il palio, sareste benissimo. Quando c'è qualcuno che viene da fuori che capisce il palio, siete felici, non voglio farvi vedere. Però sono fatti nostri. Io spero già, quando al paesino più in più paesino più fuori di Siena, ti libri di no, quelli sono pazzi, quelli di Siena. Però è tutto affascinante perché a me piace la gente pazza, quindi sono un po' attratto. E poi il fatto che questa cosa è da secoli che va avanti, alla fine questo paese va avanti anche grazie alla cultura, forse quello che ci sappiamo, non diventiamo più padre. Detto questo, niente, lo vediamo perché non mi ricordo più nulla, spero di non aver fatto capo. Posso dire una cosa in difesa di quest'uomo? E diciamo se ti guardo tutti male, credo che abbiamo pure sputato sul piano, perché diciamo questo è per serio. Mentre io no! No, sto scherzando. Perché lui quando lui era presidente delle. Io sto sbagliando, fai tutti i tempi, non ti dico più niente. Ma mi sa prendo. E io sono andato alla cena del Loca quando facevo questo. Senti, andiamo in fretta a parlare di mele, che tempo. No, vabbè, no. No, c'era sbagliato a pranzo, siamo andati, c'è quello, c'è nella puntata. Ah, lì. Sì, ma non con me. No, lui era in grado, dico, per correttezza, che lui è imbarazzato perché ha detto, questi pensano che ti abbia mandato. Al ristorante dove? Da Guido. E cantava un coro. Sì. Io prendo le distanze, tra l'altro. Anche lui. Vabbè, per correttezza vuol dire che lui era mortificato e ha detto non vorrei che pensassero che ci ho portato io, quindi insomma lo che viene. Però, sì. Poi finisce. Stiamo appuntando le armi perché ormai ci siamo. Vabbè, comunque vuol dire che è stata un'esperienza bellissima che continua e quindi grazie. Ora si finisce di mangiare, si mangia anche il suo mondo e poi verrà proiettato un filmato. Due annotazioni. La prima è che quando è arrivata la maglietta verde mi sono cascato le braccia. Gli ho detto che allora lo fa apposta, perché il filmato chi non l'ha visto, non so chi non l'ha visto. Praticamente si presenta nella pantera con la maglia gialla, con scritte blu e gli occhiali neri, per cui prescinge. Seconda cosa, anche io sono a Stelle, capito, va bene, niente, buona cena a tutti.
lasciami in bocca. Lo vedete questo signore? Sta vivendo un momento così bello della sua vita che per festeggiarlo ha intenzione di darmi un bacio in bocca e tra l'altro con la lingua. Voi vi chiederete com'è che sono finito in questa situazione. Ve lo spiego subito. Tutto è incominciato il mese precedente, durante una riunione di redazione di questo programma, svoltasi nella sede di Milano dell'emittente televisiva Music Television, che d'ora in poi per comodità chiameremo MTV, da pronunciare all'inglese. Qui proposi con entusiasmo l'argomento di una puntata del programma che state guardando. Il Palio di Siena. Sei sicuro? Sì. Ho sentito dire che i senesi sono un po' chiusi. Sono un tantino chiusi, però, voglio dire... E davanti a dei legittimi dubbi, questa fu la mia reazione. Insomma, un deficiente. Le uniche cose che sapevo del Palio erano che ogni cavallo rappresenta una contrada, cioè un quartiere della città, e che fra alcune di loro c'è qualche avversità, che ce ne sono due ogni anno e che per i senesi è una cosa serissima, tanto che esiste un consorzio per la tutela del Palio. E la mia prima tappa fu appunto tale consorzio. Fu ricevuto da lui, l'amministratore, il signor Segno Sensi. Avete la fama di essere molto rigidi. Tuteliamo il Palio. Il discorso è uno, se vai fuori per la città e riprendi le persone qualsiasi, va bene, nessuno ti può dire niente, perché okay. Se vuoi entrare in una contrada devi rispettare certe regole. Quante sono le contrade? Le contrade sono 17. Però ogni anno? Ne corrono 10, ogni palio ne corrono 10. Ogni contrada? Non tutte le contrade, ma 7 contrade hanno l'avversaria. Priori sono? Priori sono i capi in tempo di pace delle contrade, i presidenti del consiglio di ogni contrada. Cedono lo scettro per questi 4, 5, 6 giorni ai capitani. C'è il ministro della cultura, si chiama in un altro modo. C'è il ministro che tiene le leggi. Per legge intendo un regolamento, uno statuto interno. Paese è una nazioncina. All'Italia. Perfetto. Questo è il campo. Questa è la piazza del campo. La partenza è qua, la costarella. Si parte, arriviamo al San Martino, che è una curva in discesa. Quella famosa. San Martino prima era, insomma, pericolosissima. È sempre abbastanza complicata. È stata ulteriormente ampliata, ci sono dei materassi di protezione, che sono quelli della Formula 1. Dopodiché si restringe il percorso, qui c'è la cappella. Qui si passa davanti al palco delle comparse, si va a dritto, si fa una curva in salita del Casato, e si giunge al primo giro. Se ne fanno 3. Adesso vi spiego come avviene la partenza. Queste due corde vengono chiamate canape. Seguendo l'ordine di un sorteggio entrano 9 cavalli, il decimo resta fuori. Appena quest'ultimo entra dentro i canapi, la corsa ha inizio. Può capitare che lo faccia perché vede il suo avversario in difficoltà o cerchi di favorire un'altra contrada con la quale ha fatto un patto di alleanza, se è il caso anche pagando. In teoria la partenza è valida solo se tutti i cavalli sono ben allineati. Nella pratica è a libera interpretazione del mossiere, un signore che sta qui sul verrocchio e che è una sorta di arbitro della corsa. Quindi partono qua. Il cavallo decimo ha messo il collo dentro lo spazio che delimita i due canapi, abbassa il canapo. Quindi responsabilità. Grossa. Grossa responsabilità. Poi scappa. È l'unico che non vede il palio. Perché? Perché viene preso dalle forze dell'ordine e portato via. E perché? Perché nella mossa si decide tutto e quindi può renderla non valida. Io ti devo confessare. Non ci ride. Te lo dico per te, non ci ride. Sono cose serie. 4 giorni prima del palio vengono selezionati dai capitani delle contrade i 10 cavalli che dovranno correre. Poi avviene il sorteggio per stabilire a chi verranno aggiudicati. Questa operazione ha una liturgia ben precisa. Vi spiego. A destra c'è un palco e a sinistra uno spazio per i 10 cavalli. Intorno ci sono dei signori, ognuno vestito con dei costumi della propria contrada, che sono una sorta di rappresentante portafortuna, e altri signori con dei cappelli con i colori della contrada chiamati barbareschi, e sono coloro che custodiranno il cavallo fino alla corsa. Ed ecco l'entrata dei capitani e del sindaco, che procederà con il sorteggio. A titolo informativo, il contenitore dei bussolotti corrisponde al numero 01161 dell'inventario del Comune di Siena. La piazza si zittisce e il sorteggio ha inizio. Si può capire se il cavallo è buono dalla reazione dei contradaioli. Numero 3 Istrice. Che lo porteranno via cantando i propri canti. Numero 10 Tartuca. Perché t'ho detto? L'avevo detto! 2
Pantera. A questo punto scattano i commenti. E allora siamo una decina. Io, con l'aiuto di Fiorino, un ex studente di Taranto che ormai vive qui da molti anni, tanto da diventare consigliere comunale. Che partito sei? Sono di Rifondazione Comunista. Ma esistete ancora? Incontrai alcuni contradaioli dell'Oca, avversaria della Torre. La Torre è tanto bella, ma quella del palazzo, quell'altra un male, un cazzo. L'atmosfera era serena e goliardica. Finito il palio, quando vi incontrate in banca con uno che mi riguarda personalmente, credo dovrebbe essere nella maggior parte delle persone sapere qualche cervello strullo. Finisce. Visto che mi trovavo davanti a delle alleanze ben precise, pensai bene di studiare un po' per non sbagliare. Chiocciola e avversaria della Tartuca, Loca. La sera stessa mi recai presso la contrada della Pantera, la cui nemica è appunto l'Aquila. Mai parlare bene dell'Aquila alla Pantera. Ad accogliermi fu Pasquale, il provicario della contrada. Ciao, Fiff! No. Io... Non ci tradire, è bravissimo, non ci tradire. Io odio l'Aquila, fin da... Cioè, no, io no, da, ma da... a parte l'Aquila, te sei un po' subdolo. Se un ragazzo o una ragazza ha l'amichetta dell'Aquila, non la puoi invitare qua. Invitarla qua no, dove è successo i matrimoni tra due contrade rivali, ma i giorni del palio ognuno sta a casa sua. Non c'è da dire. No, non c'è da dire, scusami, scusa. E fu camminando tra i tavoli che incominciai a pensare che le cose sarebbero state più difficili del previsto. Fare la iena, non fare la iena. Non mi lasciare da solo! Anche vestito giallo e nero. È Aquila? Ma c'è la cavalletta giallo. Ma non lo sapevo! Mi sa che siete contro la nemica! Lo so, ma non lo sapevo! E a proposito di prima, lei è della Silva, è la moglie di Lorenzo, è di un'altra contrada, però vedi, può venire tranquillamente in Pantera. Tu sei della... Selva. E lui è della Pantera. Sì. In famiglia ha creato dei problemi? Molti. Veramente? Certo. Del tipo che lui va in Pantera e io voglio nella Silva. Quindi sono della Pantera. Pantera, bello, una Pantera. La fidanzata è il fratello, che è dell'Avila, lui è della Pantera. Ma la fidanzata è... ok. Come il fidanzato? Stai zitto! In ogni contrada i contradaioli hanno una sede dove riunirsi, chiamata società. Ma e se per esempio io mi sposo con una della Pantera, posso partecipare? Assolutamente sì. Se dimostri di avere attaccamento ai lavori, c'è il battesimo, c'è il rituale del battesimo, c'è un battesimo live, certo. In ogni società c'è un museo dove vengono conservati i palivinti e i costumi del passato. E fu dopo averlo visitato che successe un incidente diplomatico. Un signore sulla settantina mi fece notare, senza alcuna punta di umorismo, che dovevo uscire perché indossavo i colori dell'Aquila. Ho detto, fino a Cicilia, andava via, mi ha detto, allora gli devi dire. Magari mi ha detto, ma la si domanda niente. Cioè, io non ho visto giallo e nero. Porca miseria. Con tutte le magliette che avevo, proprio giallo, blu, nero. Per la cronaca, nei giorni successivi alcuni contradaioli si scusarono per l'accaduto. Io però nel frattempo cercai di studiare di più. Domani vado a vedere il drago. I colori del drago sono amaranto e verde. I colori dell'istus, il colore della lupa. Magliettina monocolore blu scuro, quasi nero, che in teoria non ricordava nessuna contrada. E fu così che incontrai il priore dell'Istrici, che mi spiegò meglio i meccanismi che avvengono prima del palio. Può capitare che una contrada lavori affinché l'avversario non vinca. È chiaro che l'obiettivo principale è quello di vincere. Il secondo obiettivo è quello che l'avversaria non vinca il palio. E questo è un obiettivo che uno si pone e che persegue. Qui si nasce avendoci un avversario che non ti ha fatto niente. Ma ci sono problemi di confine? Le inimicizie dipendono sempre da problemi di confine. La cosa divertente è che c'è delle situazioni di confine dove magari uno ha la cucina nella chiocciola, la camera insomma, nella tartua. Quella, quel casi posto. Uno che contrà appartiene? Ma dipende se sta più in camera o più in cucina. Insomma, non è che...
salutato il priore dell'Istrice, mi spostai nella contrada del Drago. Ad accogliermi venne Susanna e il priore della contrada. Ha detto a tutti che ci sono? Sì, sì, sì. Ma non hanno detto che fa servizi sempre a prendere il giro, quindi noi accettiamo sempre tutte le sfide, cioè nessun problema. E poi incontrai Antonella, ma prima la battuta della puntata. Vanessa incontrata, perché dentro la contrada Vanessa incontrata. Il canto è un inno di guerra all'epoca e per ora produttore è così. E così accompagnai il cavallo insieme alle contradaiole. Fino ad arrivare in Piazza del Campo, dove si svolgerà una prova della corsa. Se ne fanno due per ogni giornata fino al giorno del palio. Ogni contrada ha il suo canto, stesso motivo musicale ma parole diverse. Io non vi posso far vedere le immagini della prova perché i diritti di questo palio li ha la RAI, quindi cercherò di ricrearvi l'atmosfera con una telecronaca per farvi sentire pure voi qui in Piazza del Campo. No, sono usciti i cavalli, ora galoppano e sono fermati. Durante le prove i contradaioli incoraggiano il proprio fantino e se è possibile scoraggiano quello dell'avversario. Ma le prove possono avere a volte dei risvolti drammatici. Che è successo? La civetta, zoppa la civetta! Zoppa la civetta! Il cavallo della civetta, contrada che non vinceva da 31 anni, si fece male e non poté correre il palio. Questo sconvolse ovviamente i suoi contradaioli. Loro ancora non lo sanno, ma vinceranno il palio successivo in agosto, spezzando l'incantesimo, mentre il cavallo verrà operato e si rimetterà in piedi la sera stessa, ma non potrà più partecipare a delle corse. In fondo, non è proprio una disgrazia non avere a che fare con una gara di cavalli, se lo guardiamo dal punto di vista dei cavalli. Può capitare anche che dopo le prove ci siano delle diverse opinioni a confronto tra contrade. Ma mi dicono che non è impossibile vedere questo signore al bar la sera stessa con quest'altro signore mentre si bevono tranquillamente un bicchiere di vino, nonostante tutto ciò. Ma fu subito dopo che avvenne un ulteriore fatto che mi colpì. Mentre cercavo di raggiungere la contrada del Drago, un ragazzo sui 35 anni appoggiato ad un muro dopo essergli passato davanti senza guardarmi in faccia urlò la seguente frase: "Pif, torna a casa". Ma se lui forse era un simpatico e spigliato toscanaccio, io sono sicuramente un siciliano permaloso e le due cose non si incastrano bene. Così decisi di avvicinarmi al simpatico e spigliato toscanaccio per chiedere delle delucidazioni. Ma no, prego, ce l'hanno a casa. Io? No. Ce l'hanno a casa. No, andiamo a casa. Ma a casa. Anche se era meglio, non tornai a casa, ma nella contrada del Drago. Fu lì che Susanna mi invitò a cena con tutti i contradaioli. Era una di quelle cene che le contrade organizzano in vista del palio. E qui vidi quello che ingenuamente pensavo di vedere all'inizio, cioè gente che mangia in maniera spensierata. C'era il barbaresco, il prete di contrada, padre, figlio, il priore. Poi c'era Giordano che indovinava che il 7 novembre del 2008 era un venerdì. Capano! 7 novembre del 2008! 7 novembre del 2008 è stato un venerdì. E non so a cosa può servire la vita, però. E poi canti, anche abbastanza audaci. Margherite, c'è la promessa, daccela o faccela vedere. Ma non importa. Io per socializzare feci quello che non ho mai fatto da quando sono nato, cioè bere del vino. All'animaccia dell'Aquila, all'animaccia dell'Aquila. No, non ci sono. Però dobbiamo brindare contro qualcuno. È una cosa sbagliata, non è vero che noi si odia gli altri. Non siamo nemici, siamo avversari. Allora, la nostra salute. Dai, tutto, su. Alla voce. L'indomani mi recai al municipio per incontrare il dottor Marco Pepe. Lui, insieme ad altri veterinari, decide quali sono i cavalli che dal punto di vista sanitario possono correre il palio. E a lui porsi la questione animalista del palio, nel senso che noi uomini ci divertiamo tanto, ma i cavalli...
Sì, ma allora il problema è un altro, cioè in tutte le manifestazioni sportive in cui si utilizzano gli animali il rischio di un incidente c'è. Ora, il Comune di Siena da anni ha adoperato un sistema di prevenzione degli incidenti, di controllo, di selezione dei cavalli indirizzato a ridurre e ad abbattere il numero di incidenti. Sono passati dal puro sangue all'angolo arabo sardo, più in grado di adattarsi ad un percorso come questo. Quindi, se il cavallo si fa male, c'è una clinica messa a disposizione dal Comune di Siena che lavora 24 ore su 24 e soprattutto se il cavallo dopo il palio non può più essere utilizzato come cavallo, diciamo, da passeggiato o da corsa ancora, viene mandato in un pensionario che sta a Radicondoli, vanno a fare le fattrici oppure vanno a vivere la loro vita fino alla fine in un prato. Come si fa a controllare che il cavallo non venga dopato? Quando questi 100 e passa cavalli arrivano alle vise, vengono fatti dei prelievi di sangue e vengono mandati in un laboratorio che testa se i cavalli sono, diciamo, negativi o positivi. Dopodiché, quando vengono dati, viene fatto un altro prelievo ai 10 cavalli che andranno a correre il palio. E da quando vengono consegnati alle contrade a quando corrono il palio non c'è un controllo? No, beh, lì no. La sera stessa incontrai anche Francesco Della Lupa, che mi fece visitare la sua modernissima società, ma la vera particolarità era il suo atteggiamento verso il palio. Fino a 14 anni è un bellissimo posto dove rifugiarsi. Dopo 14 anni è bene che tu faccia anche altre cose, ecco, tu vada, per poi tornare due o tre giorni prima del palio. Tutto ciò non ti creerà dei problemi a dichiarare una cosa del genere? Chi fa la dirigenza sono degli eroi, perché per me lo fare mai e finirebbe il palio. Ti dico, la puoi mettere, è una città di matti, ma non così tanto come pensate voi. Io per sicurezza prendo le distanze da Francesco e da tutto quello detto finora dalla mia persona. E così fu che arrivò il giorno del palio. Se andate in mattinata in Piazza del Campo, vedrete che c'è gente che occupa di già i posti migliori. Addirittura c'è chi dorme la notte prima in piazza. In quella giornata avvengono tante cose, quella che secondo me è la più interessante è la benedizione del cavallo in chiesa. Io decisi di seguire quella della pantera, l'avversaria dell'aquila. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, benigno, fai scendere su lui, su questo cavallo, la tua benedizione. Elfo! Va e torna vincitore! La prima cosa che pensai in quel momento fu: questi sono pazzi, prete compreso. Però c'è da dire che se si entra in questa follia, questo diventa un momento molto intenso. E vi devo confessare che io mi sono pure un po' commosso. Con passo atletico raggiunsi la sfilata storica che avviene qualche ora prima del palio. Ogni contrada passa a salutare nell'ordine. Il vescovo in Piazza del Duomo. I malati dell'ospedale, anche se ormai non è più un ospedale. E il prefetto, che non fa mai male. Nota personale, è stato davanti al Duomo, credo anche con la benedizione del Vescovo di Siena, che io capii che il drago sarebbe stata la mia contrada. Vai a saperlo come funzionano ste cose. E infine incontrai Carlo Dell'Onda. Come va? Tutto molto bene. Si gioca a carte, si aspettano le 7. Okay. Io non mi avvicino neanche. Questo è il famoso campanone. Sta suonando, c'è un signore che la suonerà fino alle 7, quando i fantini a cavallo usciranno, e poi quel signore, siccome non ce la fa a scendere fino in piazza, si fermerà all'orologio, toglierà la data dell'orologio e si guarderà il palio. Veramente. Dalla data dell'orologio. Storicamente è sempre stato. Sempre stato. Quando senti spengere il campanone, immagina che tutti i veri di Siena hanno il toro cipudella. Cosa ti dice? Io cosa non ti dice niente. Niente. Ci si vede dopo. Ci vediamo. Grazie. E alla fine arrivò il momento del palio. Salve. La cosa che mi impressionava di più era il fatto che più o meno tutto quello che stavo per vedere si ripetesse da almeno 4 secoli. I suonatori di chiarine, il signore che suona la campana, l'entrata del palio, del canape, degli alfieri con le loro bandiere.
dei fantini, dell'intera piazza che ammutolisce nell'attesa di sentire l'ordine d'entrata dei cavalli nel canape. Brava multa. E anche le frasi che fra poco sentirete saranno state più o meno le stesse che avrà sentito Galileo Galilei. Girano giù il cicciolo e lo restringono, lo devi alzare. Dopo alcune false partenze e un'ora e 20 minuti di attesa incominciò la corsa. E dopo tre giri l'arrivo. E fu alla fine che assistetti a una cosa strana, perché oltre a vedere le solite scene di euforia dei vincitori, in questo caso i contradaioli della Tartuca, vidi anche una scena che le dirette del Palio non mostrano mai, cioè la disperazione e l'urgenza di andare via dalla piazza dei contradaioli della contrada avversaria a quella vincitrice, in questo caso la contrada della Chiocciola. Mi dicono non perché rischino di essere malmenati dai vincitori, ma per non subire l'umiliazione di trovare con loro nella stessa piazza nel momento della loro vittoria. La prima cosa che feci subito dopo il palio fu quella di recarmi alla chiesa della Madonna di Provenzano per vedere i festeggiamenti. Io il lunedì ci vedremo. E fra tutti trovai anche lui, l'uomo che mi voleva baciare in bocca. Lasciami in bocca. Lasciami in bocca. Ecco com'è che mi sono ritrovato in questa situazione. Il Palio è una manifestazione straordinaria, pieno di pregi e difetti, come spesso capita alle cose straordinarie. Difficile da descrivere tramite una telecamera, anche perché ai senesi, per quello che ho capito, in fondo raccontare il Palio in TV per una ragione o per un'altra, scusate la volgarità, non gliene frega un'emerita sega, come si dice qui a Siena. Ma pensateci bene, le scene che vedete in questo momento si ripetono da circa 400 anni. Ma non hai servito noi, hai vinto, dillo a tutti, a tutto il mondo. Ditemi voi se tutto questo non è straordinario. Allora, c'è Piff qui in Fremme per sentire le vostre domande, no? Anzi, una domanda però l'ha suggerita il capitano, rivedendolo che effetto ti ha fatto? No, stavo dicendo che lo guardo con affetto perché io questo, cioè questo io lo giravo con la mini TV, che erano le cassette che si usavano una volta, e poi andavo nella mia stanza, proprio materialmente lo montavo io. Adesso io faccio un premontato e poi lo monto con dei montatori. Invece lì era proprio, infatti si percepisce che pure artigianale, sempre le musiche sono un po' sballate, però veramente c'è più facile, quindi devo dire che il mio affetto per Siena e il principale aumenta, perché veramente è come se avessi visto la mia foto con la fidanzata appena incontrata, ecco. mi sono rivisto. Tra l'altro ero molto più giovane e non avevo la puzza come adesso. Questo tra l'altro, vedendo le immagini tagliate, si è capito come mal hanno tagliate. No, avete percepito che incubo io ho vissuto? Cioè,
noi mi giravo, stai attento, non fare la iena, poi quando leggo sull'articolo di giornale che stavo facendo chissà che grandi che cose, tra l'altro c'era, abbiamo detto pure che il regista del, mi vendico, il regista della, regia di, della RAI, in conferenza stampa disse state attenti a quelli là, a quello là, perché chissà cosa fa, veramente è un incubo, io ho vissuto, ora ho rivissuto, ho detto ma non ce la fa, però insomma paradossalmente è stato un bene però, perché così si è svelato un lato di, del Palio che pensa se fossero stati tutti gentili non avremmo scoperto questo vostro senso di protezione che avete. Può comunque permettere a suo agio segno, io all'epoca ero presidente, i meriti erano tutti miei, gli sbagli erano tutti suoi, ecco quindi. Beh, c'è qualche domanda allora? No, devo dire. Volevo far notare un po' a tutti, ma l'avrete capito come da buoni senesi tutti, come questo filmato ha l'eccezionalità e la rarità di aver fatto parlare le persone come sono e non come succede, come è sempre successo, come succede ai giorni nostri, ingessati, perché ce la Rai e allora si ha paura, bisogna stare attenti a quello che si dice. Qui ognuno diceva ciò che gli veniva nel cuore e il valore, non troppo mai, e il valore di Piff è che la gente si è affidata di lui, si è affidata dopo, perché tu sapessi che fatica si è fatto io e il presidente ad accettarti e far accettare agli altri priori, noi ci credevamo, perché te hai una grande qualità, intelligenza e cuore, e quindi a Siena ci sta proprio bene. Grazie.